io non sono capace di cavalcare due cavalli in stesso momento, quindi se per me l'anfora è il massimo, tutto deve essere fatto nelle anfore, non metà in anfore, metà in tini, metà in acciaio, tutte queste cose. Il grande vantaggio dell'anfora è che permette di rispettare la natura, di non intervenire durante le fermentazioni né con i frigoriferi, non c'è bisogno né di chiarifiche, non c'è bisogno di aggiunte di niente al di fuori di un po' di zolfo che già i vecchi romani lo usavano, e quindi vuol dire che se lo usavano loro 2000 anni fa e per 2000 anni fa si ripetono queste cose, vuol dire che è una cosa importante che anche noi dobbiamo usarla. Dovete credermi che non sono uno che va contro il progresso. Io non sono contro il computer, contro l'aereo, sono d'accordo. È bene che ci siano, più funzionano, più sono contento. Il vino però, a differenza del computer, finisce nello stomaco. Quindi non c'è bisogno di tecnologie, c'è bisogno solo del grande rispetto della natura. Il mio modo di coltivare i vigneti è molto semplice. Cerco in pratica di creare un ambiente ideale per la vite, un ambiente dove c'è la simbiosi della natura, degli animali, degli uccelletti e di tutte queste piccole cose che poi veramente danno una grande influenza al prodotto finale. Non possiamo non pensare che vi dico che faccio senza trattamenti, perché purtroppo quando c'è l'intervento dell'uomo qualcosa serve intervenire, però è importante evitare, fare il minimo indispensabile. Quindi mi fido molto anche delle lune, certi lavori vengono fatti in un tipo di luna, altri lavori in altro periodo di luna. Siccome io cerco di rispettare la vite, anche lei cerca di rispettare me, dandomi un'uva buona, un'uva atta poi a fare un vino, se proseguito in questa maniera, anche un vino genuino. Il vino industriale non può essere genuino, perché innanzitutto il vino industriale non è seguito da una persona, è seguito da più persone che mirano a un guadagno che sia il più grande possibile. È chiaro che anch'io lo faccio per il guadagno, però il guadagno viene nella seconda fase, quella che è la meno importante. Tutto il resto, tutto prima è più importante. Basta solo pensare che il vino lo faccio per me, e quello che c'è di più lo vendo. In pratica l'anfora è un amplificatore che aumenta i pregi, però se l'uva non è di qualità aumenta anche i difetti, quindi è sottointeso che per fare il vino buono sia in anfora che in altri modi l'uva è sempre la più importante, però poi se c'è anche l'anfora diventa ancora meglio. L'uva viene diraspata, pigiata e calata nelle anfore. Lì inizia la fermentazione senza aggiunta di lieviti. Un altro discorso molto importante: l'aggiunta di lievite fa sì che degrada il lavoro della vite per la qualità vino. In parole povere, l'aggiunta del lievito non è nient'altro che una fecondazione artificiale. Dopo le lunghe macerazioni che vanno fino a 7 mesi, dipende dal tipo di uva, dipende dalla nata, dalla consistenza delle uve, dalla qualità delle uve, il vino passa ad affinarsi, viene svinato, l'anfora viene svinata, il vino passa nelle botti di legno, botti grandi di legno o tini di legno. La vinaccia invece passa al torchio. E anche il vino che viene dal torchio, anche quello viene assemblato con il fiore,
con il vino pulito che è andato dall'anfora. La fase di affinamento del vino, se guardiamo un po' dall'inizio, dalla vendemmia all'imbottigliamento, è circa 41 mesi, dei quali circa 6-7 mesi nelle anfore, il resto invece in botti grandi di legno. Tutto questo tempo serve per far sì di non avere bisogno di intervenire. Intervenire con le chiarifiche, intervenire e con la filtrazione. Fare il vino in questo modo è un po' come cercare l'acqua pulita del fiume. Non devo andare a cercare l'acqua pulita alle foci vicino al mare, devo andare in montagna dove nasce il fiume. Stesso discorso ho applicato alla ricerca del mio vino. Andare a cercare il vino alla sorgente di come è stato inventato e di come è stato poi portato avanti per 5.000 anni.